Serie B-Win, tutti i colori della passione. 25esimo turno di Serie B-Win allo stadio Zecchini, il Grosseto ospita il Novara, terzo in classifica. Padroni di casa, noni a quota 31 e reduci da 3 vittorie consecutive dalla prode in panchina di Michele Serena. Gli uomini di Tesser sono in netto calo dopo l'inizio strepitoso. Il Novara non vince da 2 mesi in trasferta, il successo manca addirittura da metà novembre. Arbitra Renzo Candussio di Cervignano. Le indicazioni nel prepartita di Tesser, parte meglio però il Grosseto, la rimessa laterale, non trova il pallone Vaigo, lo trova Sforzini, ma la sua conclusione è altissima. Minuto 15, calcio di punizione a sorpresa di Mora, anche questo fuori dalla porta della Novara. Il Novara un buon break a metà del primo tempo, ci prova Pinardi, trova la risposta di Narciso, sciupa. In questo caso il giocatore di Tesser, Morganella, bello il cross per il colpo di testa di Bertani, ancora Narciso senza problemi, cerca la risposta il Grosseto, sfonda sulla sinistra Mora, supera anche Porcari, poi un pallone delizioso per Sforzini che colpisce malissimo e spreca un'occasione davvero ghiotta per i padroni di casa. Bella azione Turati, Vaigo, Sforzini, è proprio Papa Vaigo ad andare alla conclusione. Ancora fuori, troppo impreciso il Grosseto nel primo tempo. Sforzini per Caridi, ancora una conclusione molto molto lontana dalla porta della Novara nel secondo tempo. È una solo degli ospiti, parte bene Marianini sulla corsia di destra, il pallone è per Bertani che gira di prima intenzione, trova la risposta di Narciso, ancora Marianini, ancora per Bertani, questa volta in qualche modo si salva la difesa del Grosseto con l'intervento risolutore di Freddi. Entra Gonzales all'11esimo, esce un discreto Pinardi, al minuto 12 ci prova da fuori Motta, ancora conclusione alta. Lancio lungo poi per Gonzales, anticipato secco da Narciso, positiva la prova di Narciso in questo match. Bertani ci prova a fare tutto da solo, doppio dribbling e poi il sinistro, ancora Narciso a parare. Bertani per Gonzales sul filo del fuorigioco, questa volta è lui ad anticipare Narciso, però non riesce con il sinistro ad inquadrare la porta. È cambiato il Novara con l'entrata di Gonzales, il suo sinistro per il gol dell'1-0 al minuto 20 del secondo tempo. 12esimo gol per Gonzales, non segnava però dal 22 novembre. Rivediamo ancora il sinistro, solo intuito e toccato da Narciso che non può fare nulla sulla conclusione dell'argentino, classe 85. Ancora Gonzales per Bertani che salta, Narciso è costretto a fermarlo, fallo da ultimo uomo ovviamente, è rosso diretto per il portiere del Grosseto, rivediamo, ineccepibile, poi Mangiapelo è entrato proprio per Narciso, portiere classe 86, salva su Geller nel finale, 2 espulsioni per doppia ammonizione, prima proprio di Geller, l'autore del tiro in precedenza per un fallo di mano, e poi di Crimi che ferma un contropiede del Novara. Finisce 1-0 per il Novara che torna alla vittoria dopo 2 mesi. MVP Pablo Andrés Gonzalez, autore del gol che vale 3 punti e 12esimo personale in questo campionato.